Il tema della città non è soltanto la rappresentazione della città nelle opere degli artisti, ma è anche una dimensione concettuale, cioè quegli artisti che in qualche modo hanno affrontato il tema della città non per rappresentarla, ma per farci conti. Mi viene in mente, ad esempio, un'opera molto importante di Gianfranco Baruchello, Agricola Cornelia S.P.A. del 1973, che in qualche modo rappresenta un'idea alternativa alla metropoli, una presa di distanza da quelle che sono tutte quelle premesse sia economiche che sociali che politiche che costruiscono il nostro paesaggio urbano. Cosa voleva dire fare l'operazione di Warner? È stato attraverso esperimenti di cultura iniziale, si è poi strutturato il progetto che era di dimostrare la differenza, se c'era, tra valore d'uso e valore di scambio dei prodotti agricoli e valore di scambio e valore d'uso del prodotto, diciamo, dell'arte, cioè la pittura e le cose che vengono con l'arte. Su questo tema io ho lavorato e molto provocatoriamente l'ho anche proposto in più momenti, ne ho scritto e è venuto fuori tutta un'operazione che non aveva né capo né coda dal punto di vista dell'estetica e che era piuttosto un discorso a cavallo tra l'etica, la politica e poi la creatività in qualche maniera. Ecco.